Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini. Per il sito iuzzolinifortunato.com ti lascio il link nella descrizione del video ed in questo video vedremo come annaffiare lo spatifillo, questa pianta da interno, bellissima pianta da interno, super comune, è praticamente in tutte le case d'Italia, quindi vedremo ogni quanto annaffiare lo spatifillo, quanta acqua mettere allo spatifillo e parleremo un po' di curiosità riguardanti comunque tutto ciò che concerne l'annaffiatura dello spatifillo. Allora, inizio col dire che non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto annaffiare lo spatifillo, quindi quando vi dicono annaffiate una volta al mese, annaffiate una volta a settimana, annaffiate due volte a settimana, stanno dicendo una cavolata. Perché? Perché riguardo all'annaffiatura ci sono mille varianti in gioco, come ad esempio la temperatura, il tipo di terriccio, il tipo di vaso, l'età della pianta, la grandezza della pianta, eccetera eccetera. Esempio, ci sono terricci che rimangono umidi per più tempo e terricci che rimangono umidi per meno tempo, i vasi in plastica trattengono l'umidità, quelli in terracotta respirano di più. Una pianta adulta beve di più di una pianta giovane, una pianta a temperatura più elevata beve di più di una pianta a temperatura meno elevata, una pianta posizionata in un posto ventoso beve di più di una pianta posizionata in un posto meno ventoso. Proprio per questo, quando dicono annaffiate una volta a settimana, due volte a settimana, sbagliatissimo. Dovete capire voi, in maniera empirica, ogni quanto annaffiare lo spatifillo. Allora, lo spatifillo è una pianta a cui piace avere il terriccio sempre leggermente umido ma non inzuppato di acqua, quindi l'unico metodo per capire ogni quanto annaffiare lo spatifillo è quello di, in maniera molto elegante, infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro. Considerate che lo spatifillo ama avere il terriccio umido ma non inzuppato di acqua, quindi andate, infilate un dito nel terriccio, se è secco andate ad annaffiare, se è umido lasciate stare, se è inzuppato di acqua trovate un metodo per far asciugare il terriccio più velocemente, quindi magari mettetelo in un posto un po' più ventoso, cercate di aumentare la temperatura dell'ambiente o mettetelo dove c'è più luce, perché così l'acqua dal terriccio evapora più velocemente. Quindi ricordiamo di infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro e vedere se il terriccio è sempre umido. Deve essere umido e non inzuppato di acqua. Perché? Perché se il terriccio è inzuppato di acqua per troppo tempo, succede che il terriccio ha dei pori. Una parte di questi pori devono essere occupati dall'acqua e un'altra parte dall'aria. Se l'acqua prende, va ad occupare i pori che devono essere occupati dall'aria, le radici dello spatifillo non riescono più a respirare, marciscono e lo spatifillo marcisce. Questa cosa si chiama marcium radicale, questa patologia. Come vi accorgete se la pianta sta marcendo? Si abbassa verso il basso, i tessuti alla base diventano nero, sentite odore di putrefatto se avvicinate il naso e piano piano la pianta si svuota e diventa nera. Questo è un marcium radicale. Un'altra cosa molto molto importante per quanto riguarda l'annaffiatura del terriccio, dello spatifillo, se la coltivate in vaso e avete il sottovaso rimane pieno di acqua per più giorni, svuotatelo, perché se il sottovaso rimane pieno di acqua, in questo caso non c'è, succede che il terriccio rimane bagnato e quindi se rimane bagnato per più giorni, inzuppato di acqua per più giorni, il nostro spatifillo va a morire. Quindi ogni qualvolta il terriccio si riempie di acqua, svuotatelo. Chiaramente se rimane 1, 2, 3, 5 ore non fa niente, ma se rimane più giorni iniziamo ad avere dei problemi. Un'altra cosa super importante, fondamentale, il vaso deve avere i fori di scolo, come in questo caso. Se il vaso non ha i fori di scolo, l'acqua ristagna la parte basale del vaso, la pianta marcisce. Quindi mantenete sempre il terriccio leggermente umido, non fate ristagnare l'acqua, svuotate il sottovaso, assicuratevi che il vaso abbia i fori di scolo. Chiaramente è inutile dire che in primavera e in estate lo spatifillo beve di più rispetto all'autunno e inverno, quindi va da sé che l'annaffiatura deve essere anche basata, regolata in base al periodo dell'anno in cui vi trovate. Il video riguardante l'annaffiatura dello spatifillo finisce qua. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale. Se hai qualche domanda da pormi, puoi farla nei commenti. E se ti va, puoi visitare il mio sito iuzzolinifortunato.com. Ti lascio il link nella descrizione del video. Spediamo articoli per giardinaggio, casalinghi, ferramenta e agricoltura in tutta Italia, del prezzo più basso del web. Vieni a trovarci, ti aspettiamo a braccia aperte.